Siamo inizio dicembre e questo significa un nuovo video a caccia di tesori di carte Pokémon nelle edicole. E come l'ultima volta, ti porterò con me proprio in prima persona. Così non solo capirai quali sono le novità di questo mese, ma capirai anche come mi muovo e tutti i ragionamenti che faccio. Quindi adesso non ho tanto da aggiungere, ma reggiti forte perché all'interno di questo video troverò dei prodotti che non si vedevano sul mercato davvero da anni. E credo sinceramente che siano stati i miei migliori ritrovamenti in tantissimo tempo. Vedere per credere. Buongiorno, oggi è una giornata terribile, fa freddissimo ed è grigissimo, ma comunque non ci fermiamo e partiamo alla caccia di nuovi tesori in edicola. Ora però vi faccio un piccolo disclaimer per questa serie per essere sicuro che abbiate veramente capito il concetto. La mia intenzione non è tanto parlare di cosa salire di prezzo e su cosa conviene investire, ma semplicemente portarvi assieme a me per farvi vedere quali sono le cose mese dopo mese più interessanti da acquistare. Tutto qua. Prima edicola e subito ho ritenuto interessante quel set allenatore fuori classe di Zenith Regale, anche se a 64,90 si piazza già a 5 euro in più rispetto al listino della ristampa. Poi sì, altre due collezioni, ma nulla di interessante. Salve, buongiorno. E anche le bustine da 5 euro di carte Pokémon? Sono tutte uguali? Posso dare un occhio? No. Grazie. Non riesco a fare le soluzioni. Ok, no, niente, grazie mille. Ok, allora, la prima edicola non è andata molto bene, solo cose estremamente nuove. Interessante, però, effettivamente, le TB di Zenith Regale lì in fondo. Buongiorno, salve. Io sono alla ricerca delle bustine di carte Pokémon. Ha anche quella da 5 euro o... Ok, fantastico, allora vediamo... Quelle, perché queste mi sembrano un po' tanto costose. Non ce l'ho arrivata l'altro giorno. Ok. Posso togliere sì, il... Sì, grazie. Sì, bello. Queste sono uscite adesso? 2 o 3 giorni che ci sono. No, qualcosa di più nuovo di questo non c'è, giusto? Da 6 euro. Ecco, un'altra cosa che ho imparato è sempre chiedere se c'è dell'altro. Non importa come si formula la domanda, l'importante è chiederlo. 9 volte su 10 ovviamente non ci sarà nulla, ma a noi basta una volta per trovare un tesoro. Ok. No, non mi dice niente, va bene. Grazie mille. Prego. Buona giornata. E dopo questa seconda edicola inizio ad avere un po' di paura, perché temo che i rilasci di dicembre siano solo evoluzione a Paldea e solo Scarlatto e Violetto, il che significa che non ci sono proprio pacchetti buoni da comprare. Ma fortunatamente qualcosa finalmente ha iniziato a muoversi a partire da questa edicola. Il materiale esposto era sicuramente sovrapprezzato e queste non erano bustine rilasciate dalla Jetis, per non parlare di questo bundle su cui mi sono soffermato un secondo che mi faceva veramente venire i brividi. 30 euro per... accessori, un ETB vuoto, una bustina di Pokémon Go e una carta inglese? Spero che nessuno si azzardi ad acquistarlo. Salve, scusi, posso vedere questi pacchetti? Si possono togliere o sono tutti uguali? Ok. Ok, ok. Allora. Sicuramente questo qua. E facciamo anche questo, vediamo se mi sono perso qualcosa. No, a posto. Fantastico, grazie mille. Ok, tralasciando quel bundle con quell'ETB a 30 euro che era davvero borderline uno scam, almeno siamo riusciti a confermare che qualcosina di vecchiotto c'è ancora. Però stanno iniziando a diventare un po' più rare a quanto pare. Comunque, ci portiamo a casa una bustina di origine perduta e ho scelto di prendermi anche astri lucenti e vediamo con le prossime come va. Ehi, ehi, fermo lì un secondo. Se il video ti sta piacendo, ti chiedo di lasciarmi un bel like proprio qui sotto. E già che ci siamo, colgo l'occasione per ricordarti che giovedì 21 dicembre sarò in diretta su YouTube dalle ore 8 di sera a mezzanotte con una live natalizia di beneficenza. Maggiori informazioni sono nel mio ultimo post nella community tab. Quello che avevamo trovato però è stata solo una magra consolazione, perché in questa quarta edicola sono rimasto sconcertato, ma non c'era
traccia di qualsiasi prodotto Pokémon. E a questo punto ho capito che qualcosa doveva cambiare. Le edicole del centro sono le prime che vengono prese d'assalto ogni mese. E quindi sono salito in macchina e ho cambiato completamente zona. Ecco, qui il prodotto in esposizione era tantissimo. I prezzi erano anche abbastanza alti, ma visto l'assortimento valeva la pena controllare tutto. E sì, con prezzi abbastanza alti intendo bustina di origine perduta a 8 euro e astri lucenti a 8 euro. E anche a questo punto stavo quasi per arrendermi, ma al piano più basso qualcosa ha catturato la mia attenzione. Questa, ragazzi, è una collezione di Fine Sole e Luna. Effettivamente il prezzo, lo vedete, è 31,50 euro, ma per i pacchetti che dovrebbero esserci dentro, beh, potrebbe comunque essere un ottimo affare. Sì, volevo un'informazione su quella scatola. Sì, perché più che altro sembra che non ci siano i pacchetti dentro. Solo questo. Perché mi interesserebbe se ci fossero, ma non li vedo. La scatola è vecchia, questa qua. C'è una spada e scudo qua dentro. Te li garantisco, io te li garantisco. Va bene, va bene, va bene. Se dici che ci sono, perché ne ho visti un paio sicuramente che erano nascosti là sotto. Fate bene a prenderla, sai quanti anni ha sta scatola? Immagino. Ora ero praticamente pronto per pagare, quando in un angolo ho notato qualcosa. Scusami, quella cosa là sopra invece? Ecco qua. Allora, quella cosa là sopra. Che cos'è? Una sfera poké di Pikachu Eevee. Ok. Limitata, statuina. Eh sì, infatti. Figurine dentro, una montagna, ti dico quante anche. 5 buste d'espansione del gioco di Pokémon. Ok. E qui dovete capire che stavo davvero cercando di mantenere la calma. 44,90 euro, sì, è tanto, ma se considerate che dentro questa collezione dovrebbero esserci espansioni come Tuoni Perduti, Ultra Prisma e addirittura XY Evoluzioni, beh, capite che comunque è un prezzo pagabilissimo. Per non parlare del fatto che su eBay è in vendita a già di più. Ottimo. Va bene, va benissimo. Grazie mille. Grazie. Altrettanto. E a questo punto la caccia era già terminata. Uno, perché avevo superato il budget che mi ero imposto per questo video. E due, perché, devo dirlo, ero abbastanza scioccato da questo ritrovamento. Ma adesso però, sapete cosa facciamo? Proviamo ad aprire la collezione di Grookey, così almeno siamo sicuri che tutti i pacchetti effettivamente siano lì. Allora ragazzi, eccoci qua. Se non ho preso un granchio, questa collezione galar di Grookey dovrebbe risalire alla fine dell'epoca Sole e Luna. Anzi, queste erano proprio le prime apparizioni in carte dei nuovi Pokémon della generazione numero 8, il che significa che obiettivamente dentro dovrebbero esserci solo pacchetti provenienti da Sole e Luna. E siccome stiamo parlando quindi del 2019, questo potrebbe significare che, beh, potrebbe nascondersi, non so, qualche pacchetto di Eclissi Cosmica, qualche pacchetto di Sintonia Mentale, o insomma, qualche pacchetto molto, molto importante di tutto quell'intero blocco. E spero solo che non sia uno scam. Andiamo quindi a sfilare il contenuto e attenzione, attenzione, vedo qualcosa che mi piace assai. La Jumbo è sicuramente molto piegata, ma ok, 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 che meraviglia. Qui abbiamo doppio Eclissi Cosmica, uno di gioco di squadra e, vabbè, uno di Guardiani Nascenti, che non è un set molto forte, ma ragazzi, questi tre pacchetti forse rappresentano i migliori set di tutto l'intero blocco Sole e Luna. E poi abbiamo anche una bella spilletta e tre carte olografiche degli starter di Galar. Bene, ufficialmente la collezione Grookey non era uno scam, sarebbe stato meglio tenerla sealed secondo me, ma in quelle condizioni proprio non conveniva. I due pacchetti di origine Astri ce li teniamo da parte, ma questo bestione è assolutamente il protagonista di questo intero video. Ancora non ci credo di averlo trovato, effettivamente guardandolo meglio sicuramente si vede che ai suoi anni ci sono diverse ammaccature, ma comunque ho controllato, è sigillato al 100%. E quindi sapete cosa vi dico? Anche questa volta la nostra caccia è stata un successo, quindi direi che possiamo rivederci a gennaio per un video proprio come questo.